Ci troviamo al Policlinico di Modena, dove proprio oggi viene inaugurato il nuovo Day Hospital per l'assistenza ai malati che soffrono di cefalee. Un momento importante non solo per il reparto, ma anche per tutto l'ospedale, tant'è vero che nella bellissima conferenza stampa ha partecipato anche il dottor Anselmo Campagna, direttore sanitario dell'ospedale. Allora, dottor Campagna, perché è così importante l'evento di oggi? Ma è importante perché questo centro è un centro di riferimento ormai dal 1980 per la cittadinanza modenese e non solo, perché ha anche un alto indice di attrazione verso altre province, tratta circa il 30% dei propri accessi provenienti da altre residenze, altre province, altre città della regione e anche non solo della regione. Sono circa 3.000 i pazienti che accedono in un anno e si svolgono circa 13.000 prestazioni ambulatoriali e day hospital all'interno di questa struttura. Ed è una struttura che di fatto è stata un po' ricavata in una miriade di cantieri in cui il Policlinico da alcun tempo, causa sisma, è coinvolto. L'inaugurazione di oggi però rappresenta, insomma, un significativo passo in avanti proprio per il dopo sisma. Credo che sia uno di quelli più, dei fatti più concreti, no? Che avete realizzato. È una delle prime realizzazioni. Abbiamo recentemente inaugurato un nuovo reparto. Questo è un centro che è stato appunto inaugurato oggi. Ne seguiranno altri perché per fortuna i lavori continuano e continuano in maniera celere e dovremo avere nei prossimi 2 anni la consegna di molti reparti all'interno del Policlinico. Col Day Hospital, io prima non l'ho detta completa la dicitura, si riferisce alle cefalee ma anche all'abuso di farmaci. Quanto è importante l'abuso di farmaci? Quanti sono i malati che si rivolgono a voi per questo problema? Ma i ricoveri, che non sono solo quelli in Day Hospital ma sono anche quelli ordinari, sono circa 200 nel corso dell'anno, dai 160 ai 200. È ovvio che stiamo parlando di casistiche che non hanno una continuità visto la tipologia specifica e possono aiutare anche gli accessi urgenti da pronto soccorso, perché purtroppo anche per colpa di abuso di alcol e non solo si deve ricorrere al pronto soccorso e il professor Pini insieme alla medicina d'urgenza tratta questi pazienti così delicati e lo facciamo in modo particolare qui al Policlinico piuttosto che anche all'ospedale di Baggiovara, che è un po' il centro di riferimento per l'emergenza. Ecco, lì l'accennato, c'è anche il tema dell'abuso di alcol, quindi quanto è grave nella vostra provincia? Ma il dato epidemiologico non lo conosco con la precisione, certo è che è un problema sociale ovviamente molto diffuso e immagino che anche il periodo di crisi che si sta affrontando sta anche accentuando queste problematiche e vedo che i dati già del 2013 mostrano come si ricorre più spesso al Policlinico e a questi ambulatori, a questa struttura per cercare di risolvere un problema così grave. Ecco, quanti sono questi pazienti e che tipo di assistenza gli viene fornita? Ma le assistenze sono assistenze che vanno sia dai cicli ambulatoriali che dai cicli di ricovero continuativo, quindi ricovero ordinario, per alcuni giorni, soprattutto nelle fasi acute. Ecco, noi ci siamo concentrati sulla parte di assistenza clinica, che logicamente è quella più importante, ma qui nel centro del professor Pini si fa anche un'attività di ricerca. Ecco, ci dice due parole su questo ambito. Sì, l'attività di ricerca è una ricerca anche di laboratorio, ma è anche una ricerca clinica applicata, nel senso che il professor Pini ha già attivi diversi progetti regionali, sia per l'abuso di farmaci che per la formazione di personale medico, come i medici di medicina generale, per la gestione dell'abuso di alcol. È un progetto a livello di area vasta che è coordinato da questo centro specifico del Policlinico di Modena e sta cercando di dare una informazione, una formazione a chi magari per primo ha contatto con il problema, cioè spesso il medico di medicina generale.